Il 25 aprile 2018 siamo a Pompei ed attendiamo per entrare nel sito archeologico. Questa città fu fondata dagli Osci, una popolazione italica, nel VI secolo avanti Cristo. Entriamo nel sito archeologico, patrimonio dell'UNESCO. Siamo nel quadriportico del teatro, costruito in epoca sannita ed è a forma di ferro di cavallo, una delle strade principali della città. Questa che vediamo è la via dell'abbondanza. Qui c'era una fontana. Tempio di Asclepio, costruito nel III secolo avanti Cristo. Queste sono le perpule, abitazioni della gente più povera. Erano costituite da due locali, quello che riguardava la parte giorno e l'altro che riguardava la parte notte. Casa dell'Efebo, un ricco mercante. All'interno un tempietto dedicato ai lari, dei protettori della casa. Il pavimento di una stanza. Un cubicolo, cioè camera da letto. Questa era la cucina, cioè dove venivano preparati i cibi, e a fianco invece abbiamo il bagno. Vi sembrerà strano, ma era così. Questa casa apparteneva ad un ricco mercante. Questo era invece il triclinium, cioè la sala da pranzo. In pluvio qui veniva raccolta l'acqua piovana. Quando si entrava nelle case dei ricchi bisognava mostrare le cose più importanti, e questo che vediamo è un cartibulum dove venivano esposte. Qui venivano conservati cibi e bevande calde che venivano poi venduti agli avventori. Misuratore di monete, interno di una taverna, un locale pubblico. Qui venivano conservate le bevande. Una casa veramente elegante. Ha preso il nome da questo affresco, la Venere affiancata da due amorini. Il peristilio. Questo anfiteatro fu costruito tra l'80 e il 70 avanti Cristo. Poteva essere coperto da un velarium. Esterno dell'anfiteatro. Questa città rimase sepolta per 1700 anni, fin quando Carlo III di Borbone non fece iniziare gli scavi. Pane carbonizzato, noci, e qui vediamo il rosso pompeiano.
lavanderia all'aperto. In queste vasche venivano lavati i panni, asciugati nel piano superiore. Qui veniva riscaldata l'acqua. Quest'uomo fu sorpreso dall'eruzione del vulcano e restò così sotto la lava. Le pareti del porticato erano tutte affrescate. Vasca per il bagno turco. Qui usciva il vapore. Stanza per la sauna. Come è possibile vedere, c'è una doppia parete, pavimento del calidarium. All'epoca questa costruzione era considerata la migliore esistente, paragonabile ad una struttura a 5 stelle. Siamo nel IV secolo avanti Cristo. I candidati si rivolgevano al pubblico da qui. Qui venivano pesate le merci. Un tempio al centro del foro. Siamo nella zona della cinta muraria. Al tempo dei Romani era vietato seppellire i defunti all'interno della città, per cui questa che vediamo al di fuori è la necropoli. Lungo le strade c'erano le tombe dei defunti. La montagna che sembra proteggere la città che invece ricoprì di lava. Casa dei mosaici geometrici. Questa era una vasca per idromassaggi. Il proprietario dell'abitazione era ricchissimo. Frammenti di affresco che raffigurano il ritorno di Ulisse ad Itaca. Spilloni in osso lavorati ed utilizzati per le vesti e le acconciature. Anfora, brocca e ciotole da cucina. Ara, ovvero altare sacrificale. Per questa scalinata si accedeva al tempio di Apollo. Statua originale in bronzo raffigurante Apollo. In questo luogo si amministrava la giustizia.